Buongiorno e benvenuti alle nostre breaking news. Alfredo Notargiacomo è stato nominato nuovo direttore del distretto sanitario aretino. Succede a Evaristo Giglio, andato in pensione lo scorso dicembre. 62 anni, medico, ex direttore del distretto del Perugino dell'ASL Umbria 1, prenderà servizio quanto prima. A nominarlo il direttore dell'ASL Toscana Sud-Est Antonio D'Urso dopo il confronto con i sindaci della zona distretto. Confermato anche per il 2024 l'accordo di reciproca promozione tra il Museo dell'Accademia Etrusca di Cortona e la Pinacoteca di Città di Castello. I visitatori che accederanno a uno dei due poli culturali mostrando il biglietto al museo partner potranno ottenere una riduzione sul costo di ingresso al MAEC o al Museo di Città di Castello. Il progetto La Valle di Signorelli, Umbria e Toscana viene così confermato anche per il 2024. È arrivata ad Arezzo la soprano di fama mondiale Katia Ricciarelli, ospite della famiglia Macri, con cui la forte amicizia scorre da anni, si prepara all'evento di punta delle masterclass Le stanze dell'opera, percorso di specializzazione operistica e avvicinamento alla lirica, promosso dalla Fondazione Guido d'Arezzo con la direzione artistica di Mario Cassi. Alle 15 di domani, lezione concerto aperta al pubblico con l'esibizione finale degli alunni della masterclass tenuta dalla soprano. Queste erano le nostre breaking news.